Lopeteghi è l'uomo del momento. In casa Italia potrebbe debuttare stasera contro l'Inghilterra, e anche l'Inter ci ha messo gli occhi addosso. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri. La gara di stasera, valida per le qualificazioni a Euro 2024, è da seguire non soltanto per la presenza probabile dal primo minuto di Acerbi e Barella nell'11 titolare di Roberto Mancini, ma anche per questo attaccante argentino, sì, ma con origini siciliane, passaporto italiano, che Mancini ha voluto convocare. Farà 24 anni tra un mese, a fine aprile. L'Inter lo segue da un po', per la verità, e prepara un'operazione di mercato in stile Lautaro Martinez. Conosciamolo un po' Retegui, attaccante molto potente, non molto veloce, tiro molto forte, destro, ma sa usare anche il sinistro, molto bravo di testa, in grado anche di giocare con i compagni, magari in maniera semplice. Ha già fatto 6 gol nelle prime 8 partite di questo campionato argentino con il Tigre, dove gioca in avanti in coppia con Colidio, calciatore in prestito dall'Inter. Proprio Colidio potrebbe essere la contropartita per arrivare a Retegui, che al momento, secondo Transfermarkt, ha una valutazione di circa 8 milioni di euro. Retegui, che è in prestito al Tigre dal Boca Juniors, con cui esordì nel 2018 prendendo il posto di Carlitos Tevez, un po' come fece Lautaro entrando al posto di Milito in quella foto che ci ricordiamo ormai un po' tutti e che Milito peraltro ha pubblicato qualche giorno fa, non più tardi di qualche settimana fa, proprio ricordando quel momento. Retegui, che è esploso di fatto nell'ultimo anno e mezzo, non è più giovanissimo, ha 24 anni come dicevamo, ma è un centravanti, insomma, che stasera avrà la possibilità, non sappiamo se dall'inizio con l'Italia di Mancini, di mettersi in mostra in un palcoscenico diverso al campionato argentino. Ha segnato 29 gol in poco più di una sessantina di presenze con la maglia del Tigre. In passato ha vestito anche le maglie di Talleres ed Estudiantes, oltre a quella del Boca, con cui ha esordito. Che ne pensate di Matteo Retegui? Può essere, secondo voi, un acquisto buono per l'Inter del futuro? Certamente un attaccante già abituato a giocare in un attacco a due, chissà che magari non possa rivelarsi un affare alla Lautaro. Noi questa sera seguiremo Italia e Inghilterra anche per Retegui, l'uomo nuovo del mercato nerazzurro. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.